Volare a tutti i costi, forse. Questo è il titolo di uno spettacolo italianissimo prodotto dalla casa editrice Arboreto e dal Teatro di Mora. Protagonisti: una gallina, un pesce, un seme. Tre viaggi nel mistero della vita tra parole e illustrazioni, da tre favole appunto pubblicate da Arboreto. Un racconto che si dipana lungo il filo della vita, dalla nascita all'età adulta. Dal furore e dalla grinta di un pesciolino che vuol farcela a tutti i costi, appunto. Devo vincere a tutti i costi. Passando per una gallina che si trova di fronte alla scoperta della libertà. Che vuol dire volare? Volare? Che vuol dire volare? Fino alle perle di saggezza di un seme pensieroso, forse dubbioso per l'appunto. Forse, disse il seme pensieroso. Tre favole dunque di tre autori, Emma Dante, Marco Bagliani e Marco Campana. E sull'originalità e anticonformismo teatrale dei primi due non si nutrono dubbi. Se poi a questi testi, già di per sé affascinanti e singolari, si innesta una regia di uno dei più esperti videomaker del teatro, come Stefano Bisulli, e l'interpretazione di un'attrice dotata di grande temperamento e personalità scenica, come Nicoletta Fabbri, allora il successo presso grandi e piccini è garantito. Devo farcela! Devo farcela! Nella favola del pesce cambiato di Emma Dante si racconta il mistero della nascita, ma in modo del tutto imprevedibile. E solo al termine della storia avviene l'agnizione e si recupera tutto il valore di quel pesce che tanto si affannava ad arrivare primo. Guarda, io posso saltare! Che subiva metamorfosi. Il pesce ora aveva un naso a patata. Che spingeva non si sa perché. Spingeva con tutte le forze, era un ossesso, una furia. E verso quale meta? È femmina, disse l'uomo che la teneva a testa in giù. Adriana, vita mia. Questa è Mary, Mary Sconta. In Mary Sconta e la gallinella evasa di Marco Bagliani si immagina l'incontro con una gallina fuggita da una fabbrica lager inquietante, dove le condizioni di non vita, le urla quotidiane e le camere senza via d'uscita rievocano, anzi rispecchiano, noti orrori umani. Io non mi chiamo, io ho un numero. Dietro l'ultimo corridoio della fabbrica c'è una porta scura. Insomma, sparisco così da un momento all'altro. Il seme pensieroso di Marco Campana infine illustra un seme, appunto, che attraverso il dubbio esprime la necessità dell'adesione totale al proprio percorso di vita. Il seme pensieroso disse, forse... Storie senza tempo, non minimaliste, ma nemmeno presuntuose o pompose, tutte ben differenziate da un'interpretazione simpaticamente straniante e che sembra scivolar via senza alcuna fatica, ma che in realtà è il frutto di un gran lavoro di misura ed equilibrio e di una perfetta interazione con le illustrazioni e le riprese video. Quando lavoro dentro il video, nell'ultima fiaba, con l'uso del chroma key, la tendenza di un interprete è quella di apportare. Invece lì abbiamo già tante cose, io sono già dentro, quasi a finire, un elemento proprio dell'illustrazione. Allora in quel cosa caso la situazione è questa.